Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nell'angolo high tech del canale Dark Lucifer, che sarei io. Oggi andiamo ad unboxare delle cuffie che sono una meraviglia. Andiamo subito a prenderle. Ecco qua le Air Force X42 della Turtle Beach. Vorrei ringraziare davvero tanto tre persone. Sto parlando di Molto Cattivo, di Dark Angel 079, di Nexus Video, Davide, Marco e Stefano, che si sono messi insieme e hanno preso un gruppo di agenti segreti che sono entrati in casa mia mentre dormivo, mi hanno picchiato a sangue e mi hanno detto: cosa vuoi per il tuo compleanno, brutta faccia di merda? E io, spaventato, ho detto: non lo so, delle cuffie per esempio. Va bene, quali cuffie? Queste, le X42. Ma lasciatemi andare. Mi hanno ficcato l'ultimo pugno addormentandomi e poi se ne sono andati, e loro giustamente hanno raccolto queste informazioni e me le hanno regalate. Io vi ringrazio veramente col cuore, a parte le mie minchiate che dico, però grazie ragazzi, mi avete fatto un regalo che volevo, era una cosa che avrei acquistato io, quindi avrei speso dei soldi miei, e voi siete riusciti a capire quali volevo di preciso. Grazie, grazie, grazie mille. Ma ora andiamo ad unboxarle. Oh, che bello, che bello! Tutto verde. E la scatola è definitivamente vuota. Ed ecco come si presentano senza la confezione. Ma adesso andiamo a togliere anche questo. Via. Via. E sotto c'è altra roba. Andiamo a cercare di togliere le cuffie. Allora, qui c'è il cavo USB. Quindi penso si possano togliere. Assolutamente sì. Questo non vorrei fare danni, ma penso che si toglie così. Houston, abbiamo un problema. Ok, ce l'ho fatta, ho dovuto strappare il mondo, ma ce l'ho fatta. E anche questa scatola è vuota. Andiamo ad aprire anche questa scatola. E dentro ci troviamo le due batterie AAA. Il cavo che parte dalla nostra cuffia e si andrà a inzicare dentro il nostro controller con tanto di bottoncini e rotelle varie. Il cavo ottico, molto importante. E basta, anche questa scatola è vuota e possiamo lanciarla. Oh, è finito. E poi libretti, librettoni e librettini. Ok, ce l'ho fatta. Altra roba, vuoto. No game audio. Ok, questo è il classico cartoncino. Poi abbiamo quest'altro, come al solito, ormai siamo abituati, dice stop the Rolling Stones. E poi penso il libretto di istruzioni classico. Intanto ci fa vedere cosa c'è nella confezione. Abbiamo le nostre cuffie, il trasmettitore, cavo ottico come vi ho già detto prima, il cavo Xbox per usare la chat, due batterie AA e A. E poi abbiamo anche, cos'è? L'adesivo, lo sticker. Dov'è lo sticker? Ecco qua, il mega adesivo della Turtle Beach. È proprio un adesivo, giuro che è un adesivo. Ok, ecco qua, è un adesivo. Ok, iniziamo col cavo ottico, non c'è molto da dire, anche perché penso che ormai lo conosciate un po' tutti. Vi dico qualcosa in più, che magari già anche sapete, ma visto che sto facendo un unboxing più spiegation, è meglio dirlo. Cavo ottico non va mai spiegato troppo, mai creare degli angoli a 90 gradi o più, perché sennò rischiate un bel casino. Ed ecco qua il cavo, con tanto di cappuccetto. Non rosso. Poi abbiamo le batterie, anche su queste non mi soffermerò più di tanto, se non per aprirle. Le batterie industrial. Ricordo che sono batterie non AA ma AAA, quindi quelle leggermente più piccole. Andiamo a slegare il cavo che andrà dal nostro controller della Xbox alle nostre cuffie. Andiamo a vederlo un po' più da vicino. Qua abbiamo il mute on e off. E qua il volume chat, questo va al controller, c'è anche scritto Xbox. E questo alle cuffie. Beh, vabbè, non ci vuole tanto, eh. Ed ecco qui la centralina. Andiamo a liberare il cavo anche qua. Un cavo decisamente lungo e questo mi fa molto piacere. Sì, 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 molto molto lungo, quindi ci darà la possibilità di andare ad accedere a una porta USB dove vogliamo. Cosa veramente molto bella di queste cuffie è proprio il fatto che l'alimentazione la potremo avere da qualsiasi porta USB, che sia di un PC, di un portatile normale, di una Xbox, di una Play 3, di una Wii U, di una Wii, qualsiasi USB va bene.
togliamo anche questa plasticaccia bruttissima, la centralina con i suoi 4 LED che ora in questo momento sono spenti ma a breve poi si illumineranno per noi nel caso noi andremo ad attivare qualcosa. Per esempio avremo come primo il LED per l'ingresso digitale, poi l'audio surround, il LED per il Dolby Digital e poi il LED che ci segnalerà l'accensione, lo spegnimento oppure l'accoppiamento tra il ricevitore e la cuffia. Sul lato sinistro è completamente pulito, sul lato destro invece troviamo altri 3 tasti. Avremo il pairing che serve per accoppiare il trasmettitore con la cuffia, si accoppiano mentre voi dormite, e poi abbiamo il surround angles che sarebbe in pratica l'angolazione del nostro surround. Per spiegarvelo meglio vi faccio vedere una figura ed ecco cosa si intende per l'angolazione del surround. Potremmo avere per esempio l'angolo anteriore di 30 gradi e quello posteriore di 105, oppure l'angolo anteriore 45 gradi e l'angolo posteriore 120, eccetera eccetera eccetera. E poi il surround on e off, e servirà per attivare o disattivare il surround. Bene, andiamo a vedere invece la parte posteriore. A parte il nostro cavo, che ricordo che è USB e ci permetterà di connetterla a qualsiasi console senza alimentatori vari sparsi per casa, ed è anche un cavo molto lungo, avremo sia l'entrata che l'uscita digitale e in più l'entrata analogica. Non c'è bisogno che ve lo dica, comunque l'entrata andrà bene dalla nostra console direttamente qua dentro e l'uscita potrà andare sul nostro home theater di casa, eccetera eccetera. Altra cosa molto carina è l'entrata analogica, perché potremmo utilizzarlo così con qualsiasi console, ma non soltanto, anche con molti apparecchi di casa. Per esempio vogliamo collegare il nostro cellulare, qualsiasi cellulare o qualsiasi oggetto che abbia un'uscita analogica, come per esempio quella delle cuffie classica, si può fare. Come? Basterà avere un cavo doppio jack maschio, come vedete. L'importante è che la parte che va al ricevitore sia da 3,5, poi la parte che va al nostro dispositivo lo sceglieremo a seconda delle nostre esigenze. Inseriremo il nostro jack da 3,5 nell'entrata analogica, l'altro jack invece andrà direttamente nel nostro iPhone, nel mio caso, ma va bene qualsiasi altro terminale, così noi potremmo tranquillamente sentire la musica da un nostro apparecchio con uscita analogica direttamente nelle nostre bellissime cuffie. Ricordo che questo cavo non è compreso nella confezione, quindi nel caso potrete andare comunque anche in un Unieuro, un Trony, un Neuronix, un negozio di anche informatica, di elettronica, e chiedere un cavo con doppio jack. E ora finalmente la protagonista di questo video, la cuffia. I materiali sono veramente molto carini, molto morbida la zona che andrà a sfiorare il nostro orecchio, anche se io avendo le orecchie molto piccole riesco a farle entrare completamente all'interno e avere un risultato acustico migliore, perché più riesce a essere isolato dall'esterno e meglio è. Cosa veramente molto carina, vabbè, a parte il logo anche direttamente in cuffia, è il materiale di cui è fatta. Non è ecopelle o cose del genere, che d'estate risultano terribili per le nostre orecchie, suderemo come dei maiali in calore. Con questo tessuto si suda molto meno. Veramente molto bella anche la parte superiore con la scritta Turtle Beach. Morbidissima anche la parte che andrà a appoggiare sulla nostra testa, che non darà fastidio, ed è fatta nello stesso materiale della cuffia, quindi non andremo a sudare eccessivamente. Altra cosa che ci tengo a precisare, a parte tutti i vari snodi che hanno queste cuffie, ovviamente si possono allungare o no a seconda della nostra testaccia. Di solito quando vediamo questo tipo di cuffia il microfono è integrato, nel senso che non si può levare. Come vedete basterà prendere in questa maniera, tirare leggermente e il microfono, che ha un semplice jack, verrà via così e non ruoterà sicuramente, perché avendo questa forma ad esagono dopo l'inserimento non si muoverà più. Così potremmo usarla anche solo per ascoltare la musica o cose di questo genere. Nella parte destra della cuffia invece abbiamo il vano batterie e basterà tirare un po' verso il basso per aprirlo e trovare così il nostro vano. Nella parte sinistra abbiamo il microfono, nella zona sottostante invece un po' di comandi. Ovviamente il tasto power, che non può mancare, l'entrata jack per il nostro controller della 360 se vogliamo parlare in chat, abbiamo il tasto effect che sarebbe poi effetti. Da quello che ne so ce ne sono 4. Il primo è flat, che sarebbe un po' il neutro. Il secondo è bass boost, che serve per esaltare i bassi, appunto. Poi abbiamo il treble boost, se l'ho detto giusto, penso, spero, che serve ad esaltare gli alti. E poi per finire a bomba il bass treble boost, che serve per esaltare sia i bassi e sia gli alti. In pratica esalta tutto, esaltiamoci. E poi la rotella per il volume.
inserite le batterie nell'apposito vano e chiuso, andiamo a vedere come collegarle. Ed ecco il lato B della nostra Xbox. Non vi eccitate troppo. Andiamo a prendere il cavo ottico e lo andiamo a inserire. Ha un verso, quindi non si può sbagliare. Fatto. Ora l'altra estremità la inseriremo nel trasmettitore, ovviamente nel digital in, l'entrata digitale. Ecco fatto. Una volta collegato il cavo ottico per il trasporto dei dati audio, non ci resta che collegare la porta USB per l'alimentazione. In pratica tutto quello che c'era da collegare è stato collegato. Una domanda che sicuramente mi verrà fatta è: Dark, ma la posso usare anche sulla Play 3? Sulla Play 4? La posso usare anche sulla Play 9? Sulla Wii U 13? E la mia risposta è sì, tutto grazie a questo cavo, il cavo ottico. Appena collegato ovviamente non si vedrà una mazza, si accenderà un attimo, ma andrà in risparmio energetico e si spegnerà subito dopo. Fatto questo, che dovremmo fare? Associare il trasmettitore con la cuffia. Per fare questo dovremmo tenere premuto il pulsante power sulla cuffia per 6 secondi e tenere premuto il pulsante di accoppiamento del trasmettitore per 3 secondi. Iniziamo col power. Ecco, ora in accoppiamento. La sta cercando. Ok, accoppiamento riuscito, sentiamo. Ok, quando andremo a cambiare effetti ci sarà un beep. In pratica al primo effetto corrisponde un beep, al secondo due beep e via dicendo. Il 2, 3, il 4. Ho fatto delle prove e devo dire che sono veramente fantastiche e che il volume di queste cuffie è uno dei più alti che abbia mai sentito, come sentite ora. Rendetevi conto che io ora sto parlando con voi e si sente la musica. Con l'impostazione 1, 2, 3. Per evitare problemi di copyright è meglio che abbasso, perché questa canzone sicuramente sarà copyrightatissima e evitiamo di prenderci casini e cazziatoni. Comunque devo dire che mi hanno piacevolmente stupito. In più andrà attivato ancora il surround. Ok, ho attivato surround, bisognerà farlo dalle impostazioni della console, ma comunque le cuffie rendono tantissimo. Ed ecco il cavo per collegare il nostro controller con la nostra cuffia, nel caso volessimo chattare con i nostri amici direttamente online. Questo va al controller e questa la cuffia. Ok, ecco fatto, abbiamo la cuffia pronta per chattare col microfono. E per chiudere in bellezza ancora un paio di cose che sicuramente immagino che qualcuno mi chiederà nei commenti qua sotto, quindi faccio che dirle ora. Sono delle cuffie che possono andare bene per il 5.1 e addirittura per il 7.1, ma sono cuffie stereo, quindi ragazzi è un 5.1 o 7.1 che volete voi emulato, quindi non è reale, non ci sono dentro 5 piccole casse o 4 piccole casse o 3 o quello che è, c'è un altoparlante a sinistra e uno a destra che però emulano quello che è il 5.1 nonché il 7.1 eccetera eccetera. Va bene in pratica per tutte le console, anche quelle next gen, sia Xbox One che PlayStation 4 avranno l'uscita ottica nonché digitale, chiamatela come vi pare, quindi non ci sono problemi. Anche se le acquistate ora le potrete riutilizzare sicuramente per le nuove console e potete utilizzarle anche per la nostra 360, per la nostra Play 3, per la nostra Wii U eccetera 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 eccetera. E per chi non ha la Slim di Xbox 360 e quindi non ha l'uscita ottica, beh, esistono questi spinotti con già l'uscita ottica inserita, quindi potrà andarla a prendere direttamente da lì. Quindi ragazzi, non mi resta altro che salutarvi, ringraziare quei pazzi scatenati che me le hanno regalate, quindi parlo di Marco nonché Dark Angel 079. Andate sul suo canale e iscrivetevi. Davide, nonché molto cattivo, nonché mister cattivo proprio qui su YouTube, e iscrivetevi anche da lui. E Stefano, nonché Nexus Video, iscrivetevi anche al suo canale. Grazie veramente tanto ragazzi, sono cuffie fantastiche che consiglio a tutti voi.
un salutone grande a tutti e alla prossima, ciao. Non ci sono i cavi, vabbè, rimani lì, ciao. Thank you.